Benvenuti all'Infiltrato, la serie in cui mi infiltro come un sorcio nelle community più interessanti del web. Rettiliani, Novax, terrapiattisti. Questa settimana andiamo alla scoperta dei fruttariani, la community più dolce e succosa dell'internet. Se vi piace l'idea, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina, così non vi perderete i prossimi video. Basta, direi che può andare. Settimana intro veloce che non ci sbatti. Vai. Allora, il video lo spezziamo in tre capitoli. Numero 1, chi sono i fruttariani? Numero 2, di quali argomenti discutono nei loro gruppi? E numero 3, solito, leggiamo e commentiamo i messaggi più strambi. Via! Come dice la parola stessa, i fruttariani sono quelle persone che decidono di seguire un percorso alimentare basato sulla sola frutta. Fine del capitolo, via, la prossima, no! A noi non basta la definizione di Wikipedia. Sui gruppi fruttariani troviamo una varietà di persone decisamente interessante e questa è già una differenza sostanziale rispetto ai gruppi di complottisti cui siamo abituati di solito. Ad esempio, ci sono fruttariani che vedono la propria scelta come una nuova filosofia sull'evoluzione umana per facilitare il risveglio, la pace e la crescita umana spirituale e fisica attraverso una nuova visione. Ma per altri abbiamo anche una componente religiosa. I fruttariani fanno riferimento a teorie essenzialmente creazioniste, postulando un binomio uomo-frutta come cibo per la specie. Però troviamo anche persone assolutamente sveglie e coscienziose, che per un motivo o per un altro hanno fatto questa scelta di vita e che commentano anche loro in modo un po' sarcastico, diciamo, i messaggi dei loro colleghi. Da come è scritto questo post, sembra più di avere a che fare con una setta anziché con un movimento alimentare. Insomma, non sono tutti invasati in preda a deliri mistici. Ci sono anche molte persone con cui si potrebbe anche intavolare una conversazione piuttosto piacevole. Altre meno. Noi di questo gruppo siamo persone avanti anni luce rispetto ad altri. Questo gruppo è per persone elevate, che guardano oltre il mero cibo naturale. Una cosa che dovete sapere è che la frutta non è tutta uguale. Anche qui abbiamo diverse correnti, ma tra i più radicali c'è una netta gerarchia. Alla base dell'alimentazione troviamo le mele. Le mele sono l'alimento perfetto, anzi, la mela Stark è proprio divina. Oh, vi giuro che non sono sponsorizzato da Melinda, eh? Non ancora, almeno. Troviamo poi la frutta dolce, la frutta ortaggio e la frutta grassa. Guarda che ce la mangiamo, però... Non è che ci convinca proprio. I più curiosi di voi si staranno chiedendo come mai la mela sia l'alimento perfetto. Beh, ci sono molti motivi. Ad esempio, sappiamo diverse cose molto recenti. Per chi si è vaccinato e desidera espellere le neurotossine contenute nei vaccini, non c'è niente di meglio che mangiarsi 2 o 3 mele mature a morsie con la buccia dal mattino, a stomaco vuoto, lasciandole agire per almeno 2 o 3 ore. Meglio se Stark o Red Delicious, ma vanno bene anche le gialle, purché siano mature. Le pectine unite all'acido malico presenti nella mela sono in grado di veicolare l'eliminazione delle tossine dal corpo, inclusi i metalli pesanti presenti nei vaccini e nell'aria inquinata da benzene delle città. Quindi occhio a scegliere la frutta da mangiare, perché c'è una faida interna che manco l'inquisizione spagnola. Chi pubblica frutta acida sarà bannato subito! Può sempre pubblicare la frutta killer sui gruppi fuffaliani, gileviatani, vaccariani, coccariani, eretiani, igienisti, digiunariani, respiriani. Non parlatemi di arance, stupidi aranciofili. Comunque, in generale, possiamo dire che è una community molto pacifica. Consumatore di carne! L'inferno che stanno passando gli animali un giorno non molto lontano, poiché siamo in Apocalisse ultimo atto, sarà il tuo inferno! E vabbè dai, sarà un messaggio così generale. Sono convinto che se si usano le giuste leve e le giuste parole e la gentilezza... siano una community molto aperta. Buongiorno a tutti, io sono onnivoro, ma mi sono iscritto a questo gruppo perché è interessato alla vostra cultura. Purtroppo il mio stile di vita in questo momento non è compatibile con le vostre diete, ma ringrazio comunque il gruppo perché nonostante io sia onnivoro mi ha rispettato e mi ha consigliato. In diversi gruppi animalisti, quelli come me vengono maltrattati e assimilati ad assassini. Infatti non sei assassino diretto, sei il mandante dell'assassinio. Che ipocrita che sei! Mangi petti di pollo tutti i giorni e poi dici di avere a cuore gli animali. Se ti piace mangiare cadaveri sono problemi tuoi.
Allora, argomento principe dei gruppi fruttariani è chiaramente l'alimentazione e quindi troviamo un sacco di ricette. Ad esempio, una delle più gettonate, essendo noi italiani, è la pizza. Vabbè dai, esagerato un po' forse. Ma non mancano i contestatori, Gustosa lo sarà, ma con la cottura perdi tutte le vitamine e gli enzimi. Chiaro, ma almeno non ti becchi il glutine e la colla della pizza normale. Chi non mangia la pizza con un bel po' di colla vinilica al posto della mozzarella? Oltre al fatto che si può fare anche crudista con l'essiccatore. Tutto è migliorabile, a parte la mela. L'unico cibo davvero ottimale è il prana. Ah, che ricordi. Scusate, ma zucche e peperoni non sono frutti? No! Ammazza, oh! Scandola! Abbiamo poi i consigli alimentari. Ad esempio, quanta acqua bevete al giorno, oltre a quella fisiologica contenuta già in frutta e verdura? Non bevo acqua minerale inorganica da 4 anni e mezzo. Il discorso dell'acqua è che viene informatizzata negativamente da multinazionali. Inoltre, quando passa per le tubature, arriva scarica energeticamente. Quando la informatizzi, donandole amore, luce, diventa pienamente assorbibile a livello cellulare. Io non la bevo ormai da 2 anni. Stava avvelenando il mio organismo. Era come una droga. Per fortuna me ne sono liberato. Proprio come le piante, a cui sono molto legati, i fruttariani adorano il sole. E il sole è un argomento molto discusso. Buongiorno a tutti. Quando vi esponete al sole, usate le protezioni solari? Vi chiedo questo perché ho notato che aumentando il consumo di frutta e verdura ci si scotta molto meno, anzi la pelle sembra più preparata. Inoltre mi viene sempre il dubbio perché temo che con i solari non si assorba la vitamina D. Come al solito arriva qualche fruttariano ragionevole che prova a dire la sua. Le radiazioni UV sono cancerogene. Fai tu. Ma niente. Leggende metropolitane per me. Il sole è vita. In natura non esistono creme solari. Io ho un'esperienza limitata a 2 mesi e notai anche io che anche senza crema non mi scottavo più. Poi una volta ascoltai un naturopata dire non mettere sulla pelle ciò che non mangeresti. Assorbiamo anche quella. Vabbè, mo, a meno che tu sia una salamandra, direi che puoi stare tranquillo. Comunque, per gli scettici, c'è anche una spiegazione scientifica. È molto semplice. Mangiando frutta, la pelle viene idratata da dentro attraverso l'acqua biologica che la natura ha prodotto distillandola nel frutto. E quindi può resistere al sole molto bene. Molto bene. Uccidetemi. E parlando di scienza, come posso esimermi dal raccontarvi cosa pensano questi gruppi dell'argomento principe degli ultimi 2 anni in materia scientifica? Il Covid! Salve, provo a chiedere se qualche fruttariano vegano ha avuto il virus attuale e se c'è guarito, in che modo, grazie. Perché esiste un virus? Ce ne sono milioni di virus. Conosci l'effetto placebo? È possibile che se qualcuno abbia forte paura di ammalarsi, continui a guardare TG e leggere informazioni riguardo ad un virus, ne parli sempre di continuo tutti i giorni? Lo contragga perché la sua mente lo crede vero. Ritengo che un fruttariano sia ampiamente coperto da vitamina C. Non esiste di ammalarsi gravemente per un fruttariano veg tendenzialmente crudista. Potrebbero tranquillamente chiudere molti reparti degli ospedali. Tranquillamente. Io vi racconto che ho preso il virus e mi facevo centrifughe, aglio, limone, zenzero, cipolla e mela. Mi è sembrato meno di un raffreddore. Mia moglie onnivora, pasta dipendente, la stavano ricoverando. Minchia, però con quell'alito le ammazzi te le persone, eh? Buongiorno, leggo molto spesso su questo gruppo inviti a non ascoltare i medici poiché sono indottrinati. Chi di voi elargisce questi consigli? Su quale altra scienza si basa? Si sa da chi sono indottrinati i medici e perché? Evita il confronto coi medici. Il loro indottrinamento è a senso unico e non accettano i punti di vista diversi. Guarda che proprio dai medici bisogna tenersi alla larga, perché in realtà stanno per farci ammalare! Scusate, stupido io. È però parlando di medici che portiamo alla luce quello che secondo me è l'aspetto più inquietante e più rischioso di questi gruppi, in cui questa scelta, diciamo, di alimentazione è molto rischiosa ed è intrapresa da persone che spesso non sono adeguatamente preparate. Ad esempio, vi porto un solo esempio, ma se ne potrebbero fare 1000. Parliamo di tumori, anche perché sennò vi faccio suicidare dalla tristezza. In casi di tumore, non è mai consigliato dagli oncologi un regime di sola frutta.
Che ne pensate? Cavolate! La frutta è l'unica cosa che elimina le tossine di seta e nutre. Evita al massimo le banane. Troppo zuccherine, ma per il resto va bene. Gli zuccheri della frutta non sono come gli zuccheri artificiali. In caso di tumore, ascolta il tuo oncologo. Anche stavolta abbiamo qualcuno di ragionevole. La frutta non porta le persone all'ospedale. Niente. Più viene mangiata e più si allontanano le persone da malattie. I medici e gli oncologi, però, hanno economicamente bisogno di pazienti. Ancora ritanghe. Tutti corrotti! I dottori consigliano la chemio. Che vuoi che ne sappiano? La chemioterapia è fra i farmaci più distruttivi e pericolosi per gli organismi viventi. È vero, la chemioterapia combatte non la malattia, ma la vita. Dieta fruit veg alcalina e desiderare la guarigione. Così. In chiusura, quindi, vi lascio con un messaggio serio. 3 anni e più da fruttariano. Senza grassi animali stavo diventando un impotente scheletro perennemente stanco, affamato e infreddolito. La frutta fa ancora enormemente parte della mia vita, ma senza un po' di grassi animali nel medio-lungo periodo si crolla inesorabilmente. Moderazione, raga, moderazione. Bene amici, abbiamo concluso il nostro viaggio culturale nel mondo dei fruttariani. E adesso, il momento che tutti voi stavate aspettando. Come al solito, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace, a condividere il video, a lasciare un commento. E ora leggiamo i commenti. C'è stato un periodo che studiavo dalle 14 alle 22 con un paio di pause. A mezzogiorno mi mangiavo una mela e mi bastava. Una volta provai a mangiarne due, ma le sentivo troppe. Ma che sei, Ryuk? Ciao a tutti quanti! A voi le arance vi hanno mai fatto problemi per caso? Mangiandone quantità enormi ho solo notato un colorito giallastro. Niente di cui preoccuparsi. L'uomo è un frugivoro crudista. Basta vedere come siamo fatti. E questi a che mi servono? A succhiare il sangue? Le banane contengono una piccola percentuale di potassio 40, un isotopo radioattivo del potassio. Io ne mangio almeno 2 al giorno. Questo potrebbe darmi problemi? Io ne mangio 8 al giorno. Guarda, finché non arriva una banana mutante che ti vuole riempire di mazzate, io starei tranquillo. Ciao a tutti. Se mi alimento solo di frutta, verso sera ho attacchi fortissimi di dolci. Una domanda? Banane, pomodori e melanzane, dato che sono ricchi di poliammine, vanno evitati? Sì, come le mascherine. Sono già al terzo inverno senza riscaldamenti in casa, con grande risparmio energetico ed economico, mentre prima ero molto freddoloso, per citare solo alcuni dei grandi benefici ottenuti col fruttarismo. A meno che tu ti vesta con le bucce di banana, secondo me il fruttarismo non c'entra. I popcorn, voi li considerate un frutto? Io ammetto che ogni tanto cedo. Mannaggia te. Tutti buoni, mangiarsi popcorn, Allora io considero frutta le bistecche. Secondo il mio modesto parere di vegan crudista tendenziale ed ex eretista, posso dire che se uno crede fermamente in una ideologia, allora il suo corpo farà in modo che questo cambiamento sia totale, nello spirito, nella mente e nel corpo stesso, e modificherà o ritornerà a quei momenti del percorso umano in cui si è alimentato di solo quel cibo. Io mi voglio alimentare solo di figa, ma non mi sono ancora cresciuti 2 cazzi. Sono uscito un po' volgare. Troppo spesso ancora cadiamo nella trappola che il cibo fornisca energia. Tutto collegato. Chi cerca cibo cerca energia, che però non viene dal cibo. Pensieri, sentimenti ed emozioni sono il vero nutrimento. Con frutta, verdura e ortaggi finisce la fame nel mondo e tutti gli interessi collegati. Guarda, secondo me non è proprio la mela il cibo del futuro per risolvere questo problema. Magari gli insetti. Sarà un caso che vi cito gli insetti? O ci starò facendo un video a riguardo? Stay tuned!